firmato l'accordo che mette in sicurezza lo stabilimento. Dalla FIFTEM siamo soddisfatti, ma vigileremo sull'evoluzione del piano. In provincia di Bari, 212 assunzioni in ruolo di docenti, ancora troppo poche per le migliaia di precari, tuona la FLC. E di Bari, a 28 anni, professione ingegnere, Maria Teresa De Benedictis è stata eletta segretario generale della FILT, CGL Bari, la categoria dei trasporti. Ben ritrovati su CGL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, la Bridgestone resta a Bari, firmato al Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo che mette in sicurezza lo stabilimento di Modugno. Siamo soddisfatti, ma vigileremo sull'evoluzione del piano, commenta il segretario generale della FILCTEM CGL Bari Giuseppe Altamura, che ci spiega in questa intervista i contenuti dell'accordo. Sentiamo. La Bridgestone resta a Bari, firmato un accordo di industrializzazione triennale 2014-2016. Quali sono i punti di questo accordo? I punti di questo accordo sono quelli che prevedono il mantenimento dello stabilimento barese qui sul territorio. Questo chiaramente avrà un costo in ordine al costo del lavoro che verrà sostenuto con degli interventi di ammortizzazione sociale, quali cassa integrazione e altre riduzioni che dobbiamo ancora definire nel corso dei prossimi anni. Sarà un accordo che andrà monitorato attentamente, ci sono ancora appunto, come dicevo, tantissimi punti da definire. Abbiamo comunque già registrato, già sottoscritto delle garanzie, intanto per esempio quella che al di là di quello che possa essere il peso dell'intervento della cassa integrazione, l'azienda si è impegnata a garantire un minimo di 1.300 euro al mese per quanto riguarda per i lavoratori, che a conti fatti potevano andare tranquillamente al di sotto e invece questo verrà integrato e non si andrà al di sotto dei 1.300 euro. Il piano prevede anche sulla carta ad oggi, essendoci una riduzione dei volumi produttivi, anche chiaramente una contrazione dei livelli occupazionali. Questo sulla carta prevede oggi, si prevedono oggi 377 esuberi. Chiaramente noi questo tipo di entità, di numero, lo stiamo affrontando aprendo a giorni una procedura di esodo incentivato, in modo da dare la possibilità volontariamente a chi volesse decidere di far altro nei prossimi anni di appunto poterlo fare con anche un incentivo congruo, e in modo da dare la possibilità a tutti noi nel 2016 di affrontare quello che potrebbe essere questo esubero in maniera più facile. Dico potrebbe perché i volumi previsti oggi, i 3 milioni e mezzo di pezzi previsti per il 2016, potrebbero naturalmente aumentare, anche perché al Ministero è stato sottoscritto un impegno della Bridgestone che prevede che qualora il mercato richiedesse a livello mondo coperture di carattere general use superiori a quelle previste oggi, questa richiesta deve essere soddisfatta da produzioni realizzate a Bari. General use significa che la Bridgestone produrrà pneumatici di bassa gamma? General use significa un po' di tutto, è media e bassa gamma. General use è quel tipo di pneumatico che oggi, a quello che dicono le analisi del mercato, stante la crisi economica, è quel tipo di pneumatico che per le difficoltà economiche note si vende di più, cioè la gente è chiaramente più propensa a spendere qualche euro in meno o costretta a spendere qualche euro in meno quando cambia i pneumatici e quindi ovviamente si indirizza verso quel tipo di copertura. Non sono necessariamente tutte produzioni di bassa gamma, ci sono da fare i dovuti distinguo. Certo, è inutile dire, noi all'inizio avevamo naturalmente, e non lo disconosciamo, puntato sul mantenimento delle produzioni di alta gamma, ma tecnicamente la soluzione che abbiamo trovato incrementando il numero dei pneumatici general use da mantenere a Bari ha soddisfatto tutti con il raggiungimento di questo accordo. Si è parlato di 31 milioni di euro di investimento, come saranno ripartiti? 31 milioni di euro di investimento sono ripartiti innanzitutto nella riconversione industriale dello stabilimento. Sostanzialmente ci sono da abbandonare alcune produzioni oggi presenti nello stabilimento in favore di nuove produzioni, tutte da implementare, tutte da industrializzare all'interno sempre dello stabilimento. Questo chiaramente comporta uno sforzo economico notevole.
Possiamo dire che questo accordo davvero segna una svolta per questi lavoratori? Questo accordo segna una garanzia per i lavoratori. Noi dal 4 marzo di quest'anno abbiamo registrato preoccupazioni, paure e tensioni. Dopo il 30 settembre possiamo dire di essere un po' più tranquilli tutti quanti. Sicuramente questa è una garanzia perlomeno per i prossimi 3 anni e sicuramente per gli anni a venire nel momento in cui riusciremo a realizzare tutto quanto previsto nell'accordo. Con i tempi che corrono, con l'aria che tira in giro per l'Italia e per il mondo, crediamo che sia stato il migliore degli accordi possibili. In provincia di Bari 212 assunzioni in ruolo di docenti, ma sono ancora troppo poche per le migliaia di precari, tuona la FLC. Il segretario generale di categoria Ezio Falco ci spiega qual è l'idea di scuola che la FLC si impegna da anni a costruire a fianco dei tanti precari che sono in attesa di nomine a tempo indeterminato. Sentiamo Ezio Falco. Effettivamente sono 212 le assunzioni in ruolo effettuate quest'anno all'inizio dell'anno scolastico per il personale docente della scuola di ogni ordine e grado della provincia di Bari. 212 assunzioni che tuttavia non scalfiscono minimamente la situazione del precariato dei vari ordini di scuola del personale docente. Nelle graduatorie cosiddette ad esaurimento del personale della provincia di Bari abbiamo all'incirca 10.000 docenti, molto spesso pluriabilitati, plurititolati, con le spalle il superamento di diversi concorsi in molti casi e che in tantissimi casi attendono anche da oltre un decennio la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro. Quindi tempi che si allungano, aspettative che si deludono, diritti che si calpestano. Effettivamente sì, perché nonostante i concorsi banditi nello scorso anno scolastico per i diversi ordini di scuola e nonostante diciamo, gli annunci dei diversi ministri dell'istruzione che si sono succeduti, queste diverse procedure concorsuali non hanno portato a un accorciamento dei tempi per le assunzioni. Abbiamo stimato che per alcuni ordini di scuola sarebbe necessario, con l'attuale trend delle assunzioni e col blocco in uscita che corrispondentemente ha determinato la riforma Fornero, sarebbero necessari decine e decine di anni per svuotare le graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari, piene, come dicevamo, di migliaia di precari, ad esempio per la scuola primaria 1.800 persone, per la scuola dell'infanzia 1.400 e per le scuole secondarie di circa 4.000 docenti pluriabilitati. Sono diciamo, numeri che non consentiranno mai, se non con un serio e pluriennale piano di svuotamento delle graduatorie ad esaurimento, di stabilizzare i rapporti di lavoro. La FLC continua nel suo impegno verso la costruzione di un'altra idea di scuola. Per noi la questione della risoluzione del precariato dei lavoratori della scuola è strettamente legato al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e al cambiamento della scuola, dell'idea di scuola, del tutto residuale che si è costruito nell'arco di questi anni. Non è possibile parlare di risoluzione del problema dei precari con i numeri che vi abbiamo dimostrato esserci in provincia di Bari, senza incrementare gli organici, senza tornare a piani pluriennali di assunzioni, senza tornare a un organico funzionale che permetta alle nostre scuole di funzionare meglio, possibilmente anche di essere aperte in tempi più ampi, anche nel pomeriggio. Senza questo non si può risolvere il problema del precariato, soprattutto nelle province, nelle regioni del centro-sud, soprattutto dalle nostre parti, non è possibile migliorare la qualità della scuola pubblica. Continua il ricambio generazionale all'interno della CGIL provinciale di Bari, a 28 anni professione ingegnere. Maria Teresa De Benedictis è stata eletta segretario generale della FILT CGIL Bari, la categoria dei trasporti. Ascoltiamola in questa intervista subito dopo la nomina e ascoltiamo anche Franco Nasso, segretario nazionale della FILT.
La crisi economica in cui versa il Paese e le conseguenti ricadute sul nostro settore impongono una necessaria e più puntuale organizzazione allo scopo di portare la nostra voce tra i lavoratori, utilizzando in modo più preciso e puntuale i delegati sui posti di lavoro. L'obiettivo che mi pongo non è ambizioso, è sicuramente alla nostra portata, ma necessita di un'unità granitica di pensiero e di azioni tra gruppi dirigenti, delegati e iscritti alla nostra organizzazione. Questo è il mio programma, per dirla come si fa in Parlamento, e su queste basi chiedo fiducia e disponibilità a tutti per riconquistare alla FILT il posto che gli spetta in termini di rappresentatività e di progettualità. Per realizzare quanto ho detto abbiamo bisogno di camminare insieme, costruendo rapporti consolidati tra i delegati, tra i compagni, senza dimenticare che in primo luogo va rinnovato il rapporto di fiducia con i lavoratori. Io ritengo opportuno che da subito sia necessario organizzarci per fare in modo che le idee si traducano in fatti. Quindi da domani la FILT di Bari si rimbocca le maniche e riprende il suo cammino per diventare punto di riferimento nella nostra città e più in generale nel settore dei trasporti. Ancora una volta la CGIL decide di investire sui giovani, lo fa la FILT con l'elezione di Maria Teresa De Benedictis, appena 28enne, però con già una consolidata esperienza nell'ambito del settore dei trasporti e del sindacato. Cosa significa questa elezione? Ma intanto significa il riconoscimento del valore della compagna che si è già fatta conoscere nel lavoro che ha fatto fino ad oggi. Quindi partiamo da una base solida, non è un investimento che contiene dei rischi, perché sappiamo benissimo chi stiamo proponendo all'elezione a Bari. Poi la politica di rinnovamento nella FILT è molto marcata, abbiamo investito su corsi di formazione nazionale che hanno coinvolto decine di giovani delegati che saranno i futuri dirigenti della federazione. Questo è un passaggio importante, ma ha anche il suo valore simbolico. Ecco. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre, Puglia e Basilicata, tutti i giorni. Grazie per l'attenzione, arrivederci.